Continua la mobilitazione dei sindacati e dei lavoratori in merito alla questione ACC di Mel. Il 9 maggio si terrà infatti una manifestazione regolarmente autorizzata in piazza Giustiniano davanti al Tribunale di Pordenone. Davanti al GIP del Tribunale di Pordenone, un'udienza volta a discutere quella che è stata l'opposizione che è stata presentata dalla procedura di amministrazione straordinaria di ACC Compressor contro la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di archiviare il procedimento di bancarotta nei confronti degli amministratori della società che avevano condotto la stessa ACC al dissesto. Quindi la situazione sarà quella di valutare cosa GIP deciderà in quella giornata, e la nostra azione è stata quella di coinvolgere tutte le realtà territoriali presenti nella nostra provincia, che sempre hanno dato un supporto e una mano per far presente la loro posizione e la loro voce di questo territorio che è stato massacrato da questa situazione di desertificazione industriale. Forte infatti era stato l'appello alla mobilitazione lanciato dal Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale agli inizi di marzo. Noi chiediamo che ci sia data la possibilità di avere giustizia. Il 9 chiamiamo intorno a noi tutti gli attori del Comitato socio-istituzionale, dai sindaci alla provincia alla regione, per ribadire un diritto che secondo me è sacrosanto, il diritto ad avere giustizia, che non vuol dire trovare un colpevole, ma avere un processo. In questo momento qua c'è il dubbio che il processo venga fatto, perché si sta chiedendo l'archiviazione per un buco che è intorno ai 460 milioni di euro. Stiamo parlando di 1.000 miliardi, io credo che il diritto è un diritto sacrosanto, ma non di sindacati e di lavoratori. In questo caso qua c'è un territorio che è stato deturpato.